Attenzione, attenzione, attenzionatevi. Radio Mafiopoli è inciampata per sbaglio in quel di Palermo. Sempre falsa, fastidiosa, strumentalizzante, strumentalizzabile, sciantosa, sciatta e menefreghista. È inciampata davanti alla focacceria di San Francesco. Anche se Radio Mafiopoli non è santa, ma nemmeno puttana. C'era gente, gentaglia, saccheggiatori di memoria e fastidiosi portatori unici di antimafia certificata, e dietro uomini, donne, ragazzi, contestatori, amatori, illusi e disillusi, ma tanti, lì per sbaglio, di sicuro, perché l'altra strada era un senso unico convinto, creduto e voluto, come il nostro, alla Radio Mafiopolitana. I watched myself crawling out as I was crawling. Con Salvo Vitale stasera vogliamo fare i mafiosi per concludere. Io fa Bino Provenzano, io faccio Totò Rino, facciamo contrario. No, facciamo così che una decina di giorni fa mi trovavo a Pieve Emanuele vicino a Milano e passando a un certo posto mi hanno detto: questo è il carcere di Opera, è un carcere di massima sicurezza e dove ci sono tutti i mafiosi. C'era Bino Provenzano, c'è Totò Cuito, Bino, adesso lo faccio io, c'è Totò Barone, che avesse essere tu, Totò Occulto, se mio, ecco, che da voler fare, Franca. E allora, prima Mania c'era con me, aveva una telecamera nascosta e abbiamo... Io abito a 10 km dal carcere di Opera, vorrei comunicare questa cosa. E ha fatto una ripresa di un colloquio nell'ora di libertà tra questi tre bei tipi. Come ne riduciamo vecchie, sciamme, minchia. A dire che me l'hanno con pannone, non c'è più nudo che si preoccupa della mia prostata, minchia, prima aveva tante dottore. Avevo dottore Cottatauro, o dottore Cenato, o dottore Mercadante, o dottore Chiddo che fa i coffe o coffaro, come si chiama? O dottore Chiddo che viene un ordine alla Lombardia, Lombardo. Allora, minchia, quanto dottore, ora se ne ero tutte cose. Ma dimmi una cosa, Totò, come te la passa tu? Stai buono? Totò parla milanese perché sta all'opera, ha imparato il milanese, quindi risponde wey, così. Però continua a sbagliare i congiuntivi, anche in milanese. E Totò è preoccupato. Totò è preoccupato perché ha uno problemi di cuore, ha una malattia rara che si chiama NO41bis, è una malattia che viene a tutti i curti. E per curarla ha bisogno che Salvuccio, pace all'anima sua, si trasferisca al nord, anche lui per imparare il milanese, a fare l'impiegato di terzo livello. Salvuccio è un piccirito tuo, vero? Tuo figlio. E non glielo vogliono fare trasferire, minchia, so coi note. E tu, Totò, pure Totò ti chiami, vero? I tuoi figli, i picciotti che dicono? Casi, Cile, e chiedere Totò, Totò, ma che tosto il tuo gozzo come va? Domenico, gozzo, come, sapeva che soffrivo un poco di gozzo, ti passò, io ho assistito alla televisione due cornutori per Maiaci a ripigliare un matrimonio di tuo figlio a Corleone, e da si mise da davanti a ripigliare due piccirito che portava da piccirito, due parrino che diceva tutte le minchiate dentro la chiesa, ma mi è piaciuto più che altro il bell'uomo, tuo genere. Tuo genero è stato affettuoso, ti ha ricordato come sarebbe bello, caro Totò, caro Leo Luca, non Leo Succa, Leo Luca. E caro, mi ricordo quale caro c'era pure, la tua caro mica c'era. Mica caro. Mica caro. E caro, mica caro, che abbiamo visto in onda in questa emittente di merda che si chiama Tarajato. Io, Succa chi era? Che c'entra? Ah, Luca era. Luca caro, era Leo Luca caro. E
Io ho negato pare che mi ha fatto tanto meglio, soffro un po' con l'emorroide, tu soffri le prostata, a me me ne scelgo fuori, a forza di essere sentito dai magistrati mi stanno facendo cagare in corpo. Tu pensa che ogni tanto, ogni tanticchia, correre al gabinetto e sempre da minchia di guardia che mi guarda lo speroncino, pure quando cago. Ma Binno, dimmi una cosa, io ho saputo che da Montagna di Cavalli a te andavano a mangiare un poco di cicoria e un poco di miele. Ora che mangi? Che tu che ti passo al governo, i broscini, che minchia di luna? Minchia, che un'antichia di ricotta, ma disastro, minchia, mai sta a mangiare a focacceria San Francesco. Ma dimmi una cosa, che ci stanno facendo da un Palermo, da sotto, voi, stasera, ne sai parlare? Ma ci sono una poco di mala minchiata che se viene uno di Milano dopo ci vanno a scassano pure la minchia di Milano ora. E Cascinì un Palermo che dice che fece una specie di radio mafiopole, ne sfotte a Punciuta, ne dice che siamo curte, logne, spardate, fardazza. A te ti chiamano un trattore, ma perché avevo un Ferrari? Che minchia avevo? Ma mio figlio se voleva mettere un negozio di trattura a Monciuso, mancava licenza a coordinare questi pezzi con i note. Ma comunque, torniamo un Palermo, perciò ha organizzato questa cosa qui, tu becchi il conticello. Ma Totò, un corto lo fa parlare, faccendere qualche minchiata pure io. No, c'è da dire una cosa, perché Totò Curto in silenzio stampa opera. In silenzio stampa perché mentre lui non se ne accorgeva, qui giocavano a Monopoli e stavano facendo eleggendo il nuovo capo senza passare dal via, lo sapete, no? Avevano scelto Capizzi perché hanno detto voce del verbo capare e sarà un buon capo, no? L'avevano scelto per quello, giusto? E quindi in realtà Totò non parla. Però chissà Capizzi non è che ha avuto il permesso Revassia tuo. Chissà Capizzi, manco tuo figlio ci vuol dire a dire. E non solo, e si è permesso di dire che tua moglie è una donna senza coglioni, ma ti rende conto? E voleva fare un capo mafia in Palermo. È stato suicidato, come non lo capivi, che sto se un mese in galera, qua a Corria mi sa, mi chiama dopo, c'è una cosa. Secondo me è stato suicidato. Ma tu non hai che confondere Capizzi con lo Presti. E quindi torniamo sempre in Palermo. Io direi che a chi sto conticello me lo so mettere in regola, bisogna una lezione. Tu ricordati che Ido si trova a Piazza San Francesco, c'è un santo che protegge. Quindi essendo a Piazza San Francesco, conticello uguale conte, che ci può pensare secondo te? Però San Francesco pure Ido morì. Comunque facciamo così, che per adesso gli diamo di nuovo un piccolo avviso. No cose rosse, da amici di scriverci antica focacceria, da ora ce la facciamo a diventare antica ficacceria, credo o capisci? E va bene ragazzi, ritorneremo. No! Io vorrei dire solo una cosa, mi permetto di chiudere, posso? Chiudo io. Ok, l'ultimo che esce chiude la porta. Sono 3 giorni che mi chiedono che cazzo ci faccio qui. Io una risposta ce l'ho. Sarebbe un obbligo da parte mia prendere un paio di forbici, ritagliare questa piazza e portarla su da noi. Perché mentre c'è qualcuno a cui fa comodo relegare nei limiti dell'isola un fenomeno che in realtà è un fenomeno fondamentalmente politico, su da noi dico in Lombardia, ma è così in Piemonte e in Veneto, ci sono politici, amministratori, gente che ricopre dei ruoli istituzionali importanti o sociali importanti all'interno delle comunità, che si permette di dire, se volete mi iscrivete, vi mando tutti gli articoli, che la mafia su da noi non esiste. E quindi io credo che il prossimo passo di Radio Mafiopoli, che è semplicemente una sera in cui si incontrano degli amici che hanno voglia di fare qualcosa e di urlarlo ad alta voce, ecco, il prossimo obiettivo di Radio Mafiopoli è costruire l'unico ponte che serve veramente da Messina a su, dove per presunzione
una classe politica e una società civile pensa e continua e vuole autoconvincersi che il problema sia solo un problema siciliano. Grazie, buona serata. Strana.